Samira, ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Farti del male da sola? E vedi di piantarla, perché questo è tutto vittimismo! E poi per cosa? Per attirare l'attenzione? Bene, brava, anzi bravissima, ci sei riuscita! Ma facendo del male alle persone che hai intorno. Cosa dovrei capire quando fai queste cose? Che dovrei pentirmi di averti messa al mondo? Che non vorresti essere qui? Ma devo farmi un caffè doppio. Non la sopporto. So che non sono affari miei, ma tua madre ti vuole bene. Si vede. E chi te l'ha chiesto? Che hai fatto? Niente. Niente, niente non sembrerebbe. Credimi, bisognerebbe vivere la propria vita con più rispetto. Per se stessi. E per gli altri. Ma tu che ne sai, eh? Ma chi sei? Chi te l'ha chiesto? E poi non penso che puoi farmi la morale. Hai le braccia come le mie, quindi. Hai ragione, non mi conosci. Ma fidati, questi me li sarei evitati volentieri. Comunque, sono Dylan. Samira. Sai, mi ricordi parecchio la mia migliore amica. Si chiama Jessica. Come se me ne importasse qualcosa. Le ho scritto qualcosa, ma posso riscriverlo? Questa voglio darla a te. Sei proprio un tipo strano. Dylan. Vieni, dobbiamo andare. Posso sapere qualcosa? Ne parliamo a casa, ok? Arrivederci, signorina. In bocca al lupo, Sam. Buona vita. Jessica, scusami se ti scrivo e non ho il coraggio di parlarti. Ma sei una delle persone più importanti della mia vita. E prima che sia troppo tardi, alcune cose vorrei riuscire a dirtele. Me ne sto andando. Non c'è nulla da fare e non ci sono più cure che possa tentare. Ti ho vista rappugliata ultimamente. So che con la tua famiglia le cose non vanno bene e per fuggire dai problemi ti rinchiudi in camera e cerchi una scappatoia. Ma non è così che puoi uscirne. Devi volerti bene. Ogni volta che hai voglia di farti del male, vorrei che pensassi a me, a come lotto per la mia vita tutti i giorni. Perché vorrei avere la possibilità di vivere. Perciò non buttarla via così. Vedi, io vorrei ricordarti che bisognerebbe vivere la propria vita con rispetto verso se stessi e verso gli altri. La bellezza è nelle piccole cose. Una passeggiata nella natura può tornare a farti sorridere. E fidati, io darei tanto per tornare a camminare da solo. Smettila di dire no alle uscite con gli amici. Sei giovane e questi anni non torneranno. Tirati su e divertiti quando puoi. Perdona tuo padre e tua madre. Loro non sanno quanto stai soffrendo. Perdona le tue profonde. Accetta che ognuno di noi è diverso. E costruisci l'esempio che vuoi diventare. E ricorda che ti voglio bene. E che vorrei vederti sorridere di più. Avrei voluto vederti sorridere di più dal vivo. Non dimenticarmi. Dylan. Sammy, mi dispiace tanto per prima.
Al distributore ho trovato questa barretta che ti piace tanto. Che succede? Mamma! Scusami! Scusami per tutto! Scusami tu! Ti voglio tanto bene! Grazie per essere con noi. Speriamo che la storia ti sia piaciuta. Condividendo questo video puoi avere anche tu un impatto nella vita di qualcuno, donando un forte messaggio.